Siamo qui con Vera Navarria al Catania Pride 2023. Le volevo chiedere, il tema di quest'anno del Catania Pride qual è? Qual è l'intenzione e a cosa si cerca di puntare quest'anno? Allora, c'è un documento politico che contiene tutte le nostre rivendicazioni. Lo slogan che abbiamo scelto è uno slogan un po' ironico, che è colpo di Stato. Giochiamo ovviamente con l'espressione colpo di Stato perché volevamo manifestare anche la nostra rabbia, sicuramente per uno stato di cose che non ci soddisfa e per il fatto che vediamo costantemente messi a rischio quei pochi diritti che ci sono stati riconosciuti in Italia, perché l'Italia è uno dei paesi con meno tutele per le persone LGBT in Europa, e non lo dico io, lo dicono le rilevazioni anche indipendenti che vengono fatte in materia. Quindi con questo slogan volevamo da una parte denunciare la violenza istituzionale, che è la stessa che qualche settimana fa a Milano ha fatto sì che una donna transessuale inerme, disarmata, fosse pestata da chi doveva proteggerci, cioè dalla polizia. E questo non può avvenire in uno stato di diritto. Dall'altra parte volevamo riappropriarci di un'espressione che viene utilizzata, un termine che viene utilizzato qui nel catanese per insultarci, che è ovviamente puppu, e volevamo farlo in chiave ironica anche per dare la possibilità a tutte quelle persone che se lo sono sentito urlare contro in maniera dispregiativa di indossarlo con orgoglio, perché noi siamo gay, lesbiche, bisessuali, transgender, non binarie, e non ce ne vergogniamo e non ci nascondiamo. Appunto per questo lo slogan è polpo di Stato. Com'è stata la risposta dalla parte del pubblico al Catania Pride? Come hanno preso ciò? La risposta è stata fantastica. Catania è una città che ha una grande tradizione di Pride, è stata una delle prime città in Italia a organizzare un Pride, questo mi fa piacere ricordarlo perché credo che sia ricordato sempre troppo poco. Io adesso non voglio parlare di numeri, sicuramente posso dirvi che c'erano almeno tante persone quante l'anno scorso, se non di più. Eppure noi non siamo un comitato che ha grossi... non abbiamo sponsor, non abbiamo grossi finanziamenti, tutto quello che abbiamo fatto e che facciamo lo facciamo grazie a un lavoro che dura mesi di autofinanziamento, e quindi siamo molto orgogliosi della risposta che oggi ha dato la nostra città. Vladimir Kusturica l'anno scorso, le Karma B quest'anno. A livello di ospiti, come il Catania Pride si sta approcciando a questo livello e come sono state le Karma B al Catania Pride? Le Karma B sono favolose, come favolosa è Vladimir. E Catania non è una città che ha una grande tradizione di madrine per il Pride, questo perché abbiamo una tradizione che è più politica. Abbiamo sempre privilegiato l'aspetto politico che non quello, diciamo, di intrattenimento, ma le madrine che scegliamo e che abbiamo scelto negli ultimi anni, come Vladimir, come le Karma, sono anzitutto persone che appartengono alla nostra comunità e sono madrine, sì, note al grande pubblico sicuramente, che ci aiutano probabilmente anche a far arrivare il messaggio che c'è il Pride, ma sono madrine politiche, e quindi noi siamo, ce le rivendichiamo con orgoglio e siamo molto contente di avere le Karma B con noi quest'anno, ancora di più perché sono catanesi, hanno anche mosso i loro primi passi nel mondo dello spettacolo qua a Catania. La ringrazio per la sua intervista. Grazie a te.